Voglio custodire la parola di Gesù. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Shalom, un grande saluto di pace qui della città della pace, Gerusalemme. Anche oggi vi annuncio la buona notizia dal Vangelo secondo Giovanni capitolo 8, 51-59. In quel tempo Gesù disse ai giudei: in verità io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora ai giudei: ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno? Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore, ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei dissero: non hai ancora 50 anni, hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Amen. Cari amici, oggi è un giorno benedetto. Oggi è un giorno davvero speciale. Pensate che ben 3 anni fa, il 30 marzo del 2020, ho iniziato i commenti al Vangelo del giorno, in pieno lockdown e pandemia, per raggiungere il cuore delle persone, in primis dei miei parrocchiani, dei membri della Coinonia Giovanni Battista Oasi di Biella, e poi è giunto anche a tutti coloro che lo guardano e che lo ascoltano. E pensate, in questi 3 anni abbiamo avuto ben 3 milioni e 500 mila visualizzazioni e più di 1090 giorni quotidiani dove instancabilmente sto annunciando il Vangelo, perché ci credo e perché ha cambiato la mia vita. E oggi Gesù dice proprio questo ai giudei, tra l'altro qui a Gerusalemme, dice: se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. E questo verbo, nel testo originale greco, è tereo. E tereo significa conservare, custodire. Gesù sta dicendo che se noi custodiamo la sua parola, la conserviamo dentro di noi, non vedremo la morte in eterno. Saremo per sempre con lui. Pensate, ieri siamo stati a Betlemme a vedere il luogo della nascita di Gesù, il nostro Salvatore, e proprio lì, vicino a dove noi andiamo a pregare, perché crediamo che è nato Gesù Cristo, Girolamo, questo grande studioso, teologo, uomo di Dio, San Girolamo ha vissuto molto tempo in una grotta proprio al fianco della Natività di Gesù, dove la sua principale attività è stata pregare la parola, studiare la parola, tradurre la parola dai testi originali. E ce l'ha donata a noi, nella Vulgata, in latino. Ma ha fatto un'esperienza così forte della parola di Dio che ci è arrivato questo detto: l'ignoranza delle sacre scritture è ignoranza di Cristo. E noi oggi lo capiamo perché.
Perché quando noi leggiamo quotidianamente, preghiamo il Vangelo e la Bibbia e lo custodiamo nel nostro cuore, facciamo questa esperienza. Dio è nostro Padre. Dio mi ama. Dio ha mandato per me, per noi, ha mandato per te il suo Figlio Gesù, che è il Verbo che si è fatto carne. Allora oggi, alla luce di queste bellissime parole, Gesù stesso dice: io conosco il Padre e osservo la sua parola. Seguiamo il suo esempio. Seguiamo l'esempio di Maria, che dice l'Evangelista, in particolar modo Luca: ella conservava nel proprio cuore le parole dell'angelo, le parole di Dio, le parole della promessa. Ella conservava dentro di sé le profezie di Dio, le custodiva anche se non le capiva, perché pregare la parola non significa comprenderla immediatamente. Maria l'ha capita molto dopo, ma ha detto sì. E Gesù ci insegna ad accogliere la parola quotidianamente, custodirla nel nostro cuore, perché Dio la realizzerà. Allora insieme invochiamo lo Spirito Santo e gli diciamo: vieni, vieni Spirito Santo, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno che tu ci dia la forza oggi, il coraggio di seguire Gesù, di ascoltare la sua parola, di credere alla sua parola, di conservarla dentro di noi. Spirito Santo, illumina le nostre menti, perché allontaniamo ogni pensiero negativo e perché accogliamo ogni benedizione che viene, che scaturisce dalla Bibbia. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco lo slogan di oggi: voglio custodire la parola di Gesù. Custodiamola, e per custodirla dobbiamo leggerla, pregarla e studiarla. E così rimane nel nostro cuore e produce molto frutto. Grazie che mi avete accolto. Buon anniversario di questi 3 anni di commento al Vangelo del giorno, e che il Signore ci doni di continuare sempre su questa via. Ciao, a domani. Un saluto da Gerusalemme. Shalom. Fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi,
posso contare tutte le mie ossa.